Salve a tutti gamers, io sono Gaigan e benvenuti in questo nuovo video. Nel precedente episodio abbiamo tratteggiato i caratteri generali della serie, approfondito la conformazione del Makai e iniziato a fare le pulci ai background narrativi di molti dei personaggi giocabili di questa serie. In questo video ci focalizzeremo su Night Warriors Darkstalkers Revenge, il secondo capitolo della serie. Scopriremo il background dei restanti personaggi e butteremo un occhio ad approfondire un aspetto del Makai già superficialmente accennato nello scorso video, le sette famiglie nobili. Non mancheranno chicche minori sparse in giro, come semi di malerba disseminate qui e lì in mezzo agli argomenti principali. Nel precedente episodio ci eravamo fermati dopo aver dissezionato per bene tutti gli eventi legati a Lord Raptor, ma nel primissimo titolo della serie, Darkstalkers, oltre ai sette loschi figuri già approfonditi, ci sono altri tre personaggi giocabili. Non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e iniziamo subito a conoscere più nel dettaglio Rikuo. Rikuo è senza alcun dubbio il mio personaggio preferito all'interno del franchise. Lo adoro esteticamente e mi piace molto il suo background. Da bambino mi ero specializzato nel suo utilizzo e dopo aver versato sangue e sudore, riuscivo a non fare quasi schifo giocando con lui. Quasi. Eppure Rikuo è uno dei personaggi costantemente meno utilizzati nel franchise. Nella serie Hoav Knight Warriors ha un misero cameo di qualche secondo. Nel fumetto della Udon neanche compare. E hanno dato una pagina intera di cameo ad Anacaris. Anacaris! E Rikuo invece? Niente. Rikuo, voglio che tu sappia che qui qualcuno ti ama, e sono io. Ma proseguiamo, terrò le mie esternazioni di affetto per me da qui in avanti. Rikuo è un tritone, una creatura metà umana e metà anfibia. Le leggende sulle creature metà uomo e metà pesce sono molto antiche. Nel Mediterraneo, ad esempio, abbiamo ben nota la figura della sirena della mitologia greca, ma simili racconti sono comuni a molte altre culture sparse per il mondo. Anche Rikuo, come molti altri di questa serie, è un Darkstalker originario della Terra. In passato, nelle profondità delle foreste dell'Amazzonia, sorgeva un piccolo regno di oltre 30.000 tritoni. Purtroppo, in seguito a un evento catastrofico, un terremoto causato da un'eruzione vulcanica causò la sparizione di questa prolifica quanto vulnerabile tribù. Trovatosi solo, Rikuo iniziò a vagare per ogni specchio d'acqua che incontrava, lungo quel dedalo di fiumi e laghi dell'Amazzonia, in cerca di sopravvissuti, ma senza trovarne. Ed è proprio quando era sul punto di perdere ogni speranza che venne coinvolto nel torneo delle tenebre. Rikuo è una creatura dal cuore generoso che pone al primo posto la sicurezza e il benessere della sua famiglia e della sua gente. Essendo lui il sovrano del regno, non riuscire a impedire la sparizione del suo popolo fu per il nostro eroe un colpo terribile che probabilmente ha lasciato in lui una cicatrice interiore che difficilmente potrà dimenticare. È un tritone di parola e per lui qualsiasi promessa fatta diventa un dovere, probabilmente anche in virtù della sua posizione. Nonostante la sua gente si sia sempre tenuta molto appartata dalla razza umana, non si è mai mostrata ostile verso di questa, preferendo adottare una politica di non interferenza. Rikuo, dal canto suo, invece, ha sempre mostrato uno spiccato interesse verso gli umani, sebbene non intrattenga molti rapporti con questi ultimi. Rikuo ha la capacità sovrumana di mutare parti del suo corpo, facendogli assumere tratti tipici di altre creature marine, crostacei, pesci o anfibi. Non sappiamo se sia una caratteristica comune a tutti i tritoni o qualcosa che sia riuscito a sviluppare solo lui. Ovviamente, essendo un tritone, in acqua la sua forza aumenta in modo esponenziale. È capace di nuotare velocissimo e comunicare con tutte le creature marine, a cui è in grado anche di imporre la sua volontà, similmente all'ultima ruota del carro della Justice League. Più si allontana dall'acqua, più la sua forza ovviamente diminuisce, ma è in grado, nelle vicinanze del suo elemento, di manovrare le correnti acquatiche e creare delle onde di marea che possono travolgere i suoi nemici. Gli eventi da viandante, ultimo sopravvissuto della sua stirpe, subiranno uno sconvolgimento per Rikuo al termine del torneo delle tenebre, ma di questo riparleremo a breve. Prima di chiudere con Rikuo e passare al prossimo ingombrante personaggio, approfitto per darvi qualche informazione in più sulla civiltà dei tritoni di Darkstalkers, sempre nell'ottica di voler essere un video estremamente informativo. Abbiamo già detto come Rikuo fosse il re del suo popolo, ma il sistema di governo dei tritoni non è paragonabile a quello monarchico umano. Così come per l'Hokage, il tritone che viene eletto come sovrano viene scelto fra il popolo dal re uscente, e solo se questi ottiene il consenso della sua gente assurge a questo ruolo. A ogni tritone viene inoltre conferito un grado specifico nella sua società, ma questi non sono di carattere gerarchico quanto di suddivisione dei ruoli. Ci sono i tritoni selezionati alla raccolta del cibo, alla protezione del regno, all'allevamento dei piccoli, alla creazione di nuovi habitat e così via.
Fra i tritoni non vi sono rivalità o antipatie dovute al rango, ognuno di loro lavora in armonia con gli altri per far crescere e prosperare la loro civiltà, e sono legati gli uni agli altri da un forte legame di fiducia, essenziale alla sopravvivenza. La razza dei tritoni ha dei periodi riproduttivi piuttosto intensi e si riproducono tramite uova che vengono deposte circa 2 volte l'anno dalle donne della specie in età dai 16 ai 22 anni. Ogni covata può produrre dalle 10 alle 20 uova e in definitiva una coppia produce almeno un centinaio di uova nell'arco della loro vita, ma di queste solo il 10% si schiude e i nascituri purtroppo hanno un tasso di mortalità molto elevato, solo il 5% di questi sopravvive e raggiunge l'età adulta. Qualche secolo addietro il lago in cui viveva la tribù di Rikuo era composto da sola acqua dolce, ma in seguito delle infiltrazioni di acqua salata alterarono la composizione chimica del lago, fatto che, negli anni, ha reso i tritoni capaci di adattarsi sia in acqua dolce che salata, ma forse è stato proprio questo fatto ad abbassare di molto la natalità della specie. Un dettaglio molto divertente su Rikuo è la sua data di nascita, ovvero 1953. Appena un anno prima dell'uscita del film classico Creature from the Black Lagoon, una pellicola d'avventura che parla della scoperta di questo misterioso ibrido uomo-pesce scoperto nei fiumi dell'Amazzonia, proprio dove viveva la tribù di Rikuo, per l'appunto, un tributo direi molto palese. Creature from the Black Lagoon è uno dei miei film preferiti di quando ero bambino. Forse anche questo ha a che fare con la mia predilezione per Rikuo? Chissà, agli psicologi l'ardua sentenza. Abbandoniamo adesso le umide foreste dell'Amazzonia per piombare nelle umide brughiere della Scozia. Sempre di umido si parla alla fine. La Scozia è la terra che ha dato vita a quella che è uno dei personaggi più importanti della lore di Darkstalkers, coprotagonista assoluta insieme al vampiro Dimitri e antieroina per eccellenza. Parliamo finalmente di Morrigan Ainsland. Pensata in origine come semplice succube, questo è probabilmente il personaggio più rimaneggiato, che è dotata ora di un background importantissimo e centrale all'interno del franchise, ma andiamo per ordine. Cos'è una succube? I succubi sono demoni androgeni che seducevano gli uomini e le donne spingendoli ad avere rapporti sessuali con loro. Ci sono state nel tempo varie chiavi di lettura e interpretazione di queste creature, chi sosteneva che spingevano gli uomini a commettere atti impuri, chi che si nutrissero dell'energia scaturita dall'atto sessuale fino a spingere le loro vittime alla morte. Nel Malleus Maleficarum viene descritto come le succubi giacessero con gli uomini e raccogliessero il seme da questi, che poi gli incubi, una versione maschile delle succubi, avrebbero usato per ingravidare delle donne umane. Non è ben chiaro quale fosse lo scopo di questa pratica, ma alcuni sostengono che gli individui nati in questo modo fossero più sensibili alle influenze demoniache. Morrigan, in quanto succube, è una creatura volubile e volta alla ricerca costante del puro edonismo fine a se stesso. Bellissima, presuntuosa e sicura di sé, nasce come personaggio il cui unico scopo è il piacere, rifugge infatti costantemente i suoi impegni e doveri per fuggire nel mondo umano da cui è molto affascinata. Nonostante la sua natura demoniaca, Morrigan non ha una personalità malvagia e si ritroverà spesso a giocare un ruolo nelle forze del bene suo malgrado. Forse alcuni di voi non si ricorderanno, ma nel primo video abbiamo citato le 3 famiglie regnanti e i rispettivi lord, i cui nomi erano Doma, Vositál e Ainsland. Esattamente, Morrigan è l'erede principale di colui che si erge come dominatore del Makai, il più potente dei 3 lord e reggente della casata più importante, Belial Ainsland. Ci sono determinati eventi legati all'infanzia di Morrigan che approfondiremo nell'ultimo video, poiché strettamente correlati con gli eventi del 3° capitolo della serie, ci limiteremo oggi a tratteggiare parte della sua storia. Molti secoli addietro, Belial, il Lord Supremo, dotato fra le altre cose di enormi poteri di divinazione, ebbe una visione chiara del destino del Makai, e ciò che vide fu la morte. Il Makai stava lentamente avviandosi in una spirale di declino che l'avrebbe portato all'estinzione. Purtroppo, all'interno della famiglia Ainsland, nessuno con un potere sufficiente a contenere l'equilibrio del mondo sarebbe nato prima di altri 1200 anni almeno. Belial decise quindi di affidare a Morrigan le redini della famiglia Ainsland in virtù del suo potere sconfinato. Morrigan era una succube molto speciale, e infatti fin dalla sua nascita dimostrò di possedere una forza superiore a quella di moltissimi guerrieri del Makai, un potere che nessun neonato avrebbe potuto gestire, e infatti Belial fu costretta a un'azione drastica per evitare che quella forza la distruggesse, ma di questo parleremo in seguito. Morrigan crebbe per il resto della sua vita all'interno del dominio della famiglia Ainsland,
con qualche sporadica visita sulla Terra che trovava particolarmente affascinante. In quanto demone di classe S, Morrigan è dotata di innumerevoli capacità, che spaziano dal volo al fattore di rigenerazione accelerata, riflessi sovrumani e capacità mutaformiche che le consentono di mutare aspetto e di mutare le sue ali per divenire uno scudo, una lama o delle punte. È dotata di una forza fisica molto elevata ed è capace di teletrasportarsi, succhiare energia ai suoi avversari e creare un'immagine speculare di sé per aiutarla nella lotta. Il tutto, unito a una velocità elevata e una resistenza magica di prima classe, la rendono, senza alcun dubbio, un avversario temibile che nessuno vorrebbe trovarsi contro. Morrigan, tuttavia, non è immortale. I succubi sono creature molto vulnerabili, e i succubi della famiglia Einsland lo sono ancora di più. Un succubo comune si nutre, come abbiamo detto, di energia sessuale, ma i succubi della famiglia Einsland, nei secoli, si sono allontanati da questa loro versione, e ora il loro corpo produce da sé una sorta di secrezione, un liquido che gli consente di restare in vita. Ma la creazione di questo liquido non è automatica e deve essere stimolata da degli stimoli, siano essi di natura fisica o mentale. La ricerca costante del godimento, della scoperta, dell'ignoto, di avversari sempre più forti, del piacere della lotta, sono sì tratti fondanti del carattere di Morrigan, ma in verità sono anche essenziali alla sua stessa sopravvivenza. Un succube della sua sottospecie, rinchiuso in una gabbia scura e privato di qualsiasi più piccolo stimolo, perirebbe nel giro di pochi giorni. È probabilmente questo il motivo per cui le sue scappatelle nel mondo umano, per quanto non apprezzate, non sono mai state apertamente proibite o impedite da Belial, conscio della loro importanza per la sopravvivenza della sua erede. Morrigan, anche per il suo aspetto estremamente sessualizzato, è ad oggi il personaggio più iconico di tutto il franchise di Darkstalkers e quello più presente in spin-off o franchise paralleli. Tagliamo ora qui con Morrigan, che come già detto avremo modo di riprendere in futuro, per dedicarci all'ultimo dei 10 personaggi selezionabili del primo Darkstalkers, The Night Warrior. Parliamo ora di Sasquatch. Sasquatch appartiene a una tribù di suoi simili che vive isolata nelle fitte foreste ghiacciate del Canada, nel mezzo delle montagne rocciose. È il più nobile di tutti i guerrieri della sua tribù ed è dotato di una personalità molto orgogliosa, soprattutto verso la sua forza fisica. Guerriero audace e amante del combattimento, ama mettersi alla prova e prendersi cura della sua gente, quasi quanto ama il dolce gusto delle banane. Al di là dell'aspetto animalesco, è molto amichevole verso chi dimostra di non essere un nemico o una minaccia. Sasquatch è un guerriero estremamente potente e, come tutti i membri della sua razza, ha l'abilità di controllare l'acqua e tramutarla in ghiaccio usando il proprio corpo, abilità che utilizza magistralmente in combattimento. Il villaggio di Sasquatch conta circa un centinaio di individui, quasi più una sorta di grande famiglia allargata che una vera e propria città, e si trova, come già detto, arroccato in una conca all'interno delle montagne rocciose in Canada. Il villaggio si erge sopra una spessa superficie ghiacciata che sormonta un enorme lago, dove i Bigfoot, questo è il nome della specie, si procurano la loro fonte principale di cibo, il pesce. La temperatura attorno al villaggio si aggira quasi sempre attorno ai meno 30 gradi, con venti che sfrecciano alla velocità di 20 metri al secondo. Un clima inospitale per quasi tutte le creature viventi. Vicino all'ingresso del villaggio dei Bigfoot sorge un altro villaggio umano chiamato Crevasse. Le due realtà tendono a ignorarsi vicendevolmente e continuare con la propria vita, tanto più che è estremamente difficile per un essere umano riuscire a penetrare nel villaggio dei Bigfoot. E anche se per qualche motivo dovesse riuscirci, se non a conoscenza della buona etichetta da mostrare, le sue probabilità di uscirne vivo sono molto scarne. La razza dei Bigfoot non è violenta di base, e difatti sono molto amichevoli con le altre razze, ma questo a patto che siano impiegate, verso di loro, le dovute maniere. Fintanto che li si tratta come esseri intelligenti, li cambieranno con amicizia e rispetto reciproco, ma se percepissero di venire considerati come animali o bestie, si scatenerebbe in loro una reazione feroce, se non mortale. Una delle condizioni essenziali per il mantenimento di un buon rapporto, dal punto di vista dei Bigfoot, è il dono del buon cibo. Fra le tipologie di cibo che adorano maggiormente vi è la frutta, e in particolar modo le banane. A riprova del loro carattere tutto sommato amichevole, i Bigfoot convivono nel loro villaggio con innumerevoli altre specie demoniache originarie del Makai, come i Makai Snowslide Penguins, alcuni pinguini esplosivi kamikaze che assistono Sasquatch nella sua missione, o le Bestie delle Nevi, una razza sempre originaria del Makai, molto timida e che assomigliano a dei grossi cani da slitta,
si mostrano raramente, ma sono molto amichevoli nei confronti dei Bigfoot. Appaiono rapidamente quando Sasquatch li chiama e, altrettanto rapidamente, si dileguano, trainando con sé il loro amico. Tra le fraternizzazioni dei Bigfoot c'è anche la piccola Mackay Wall, una balena nana originaria del Mackay, che vive sotto il lago ghiacciato del villaggio ed è dotata di un potentissimo colpo di coda. Ma non ci sono solo bestie del Mackay a popolare il villaggio, e possiamo incontrare infatti diversi uomini di neve, una razza che assomiglia, nelle fattezze, a dei piccoli pupazzi di neve come quelli che creiamo noi umani. Oltre ad essere senzienti, questa specie ha il potere di far nevicare e di abbassare la temperatura dell'ambiente circostante. I Bigfoot utilizzano inoltre una loro rete postale gestita da foche del Mackay, che gli consente sia di ricevere informazioni dal mondo esterno, sia di tenersi in contatto con le altre tribù di Bigfoot. Quest'ultimo aspetto dimostra un certo livello culturale e uno standard di vita molto più moderno di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo. Tutti questi aspetti così caratterialmente enfatizzati, il circondarsi di creature buffe e allegre, animali aiutanti come nel più classico dei film Disney, le sue proporzioni così accentuate, il suo essere un personaggio dal moveset sopra le righe, condito con espressioni facciali così cartunesche, lo rende un personaggio decisamente outsider nel roster di Darkstalkers, una mosca bianca unica nel suo genere. Forse non avrà il fascino oscuro e dannato di un Dimitri o un John Talbain, ma il suo aspetto difficilmente lo farà passare inosservato. Con Sasquatch abbiamo terminato l'analisi del roster dei primi 10 personaggi storici della serie. Stanchi? Io un pochino sì, ma lo show deve continuare e quindi non ci fermeremo. È giunto il momento di parlare del secondo titolo della serie, Night Warriors Darkstalkers Revenge. L'anno successivo all'uscita di Night Warriors, Capcom fece uscire sul cabinato Night Warriors Darkstalkers Revenge, il secondo capitolo ufficiale della serie, che in teoria però non lo è. Darkstalkers Revenge è una sorta di capitolo 1.5, un reboot quasi del primo titolo. Nonostante dovesse essere un seguito della trama del primo, ha finito solo col riraccontare le vicende già narrate modificandone determinati aspetti e settando alcuni standard della serie. Al di là di alcune modifiche di trama di cui parleremo, tutti i finali dei personaggi sono rimasti identici. Due personaggi nuovi sono stati aggiunti introducendo la figura dei Dark Hunter, i cacciatori dell'oscurità, ovvero Donovan e Sien Ko, mentre Pyron e Weasel da boss diventavano personaggi giocabili. Solitamente quando si prende in considerazione la trama di Darkstalkers è questo secondo capitolo considerato canonico, non il primo. Su questo gioco sono stati tratti anche i principali adattamenti della serie, le due serie animate e il fumetto della Udon affrontano proprio l'arco narrativo di Pyron, che è diventato quindi nel tempo il più iconico fra tutti. Il primo gioco prendeva maggiormente in considerazione l'azione di Dimitri, ponendolo come motore degli eventi e vedeva in Pyron un semplice outsider imprevisto. Un boss a sorpresa finale che spiazzasse il giocatore che, dopo tantissimi scontri contro mostri classici della tradizione e della cultura pop, si ritrovava ad avere a che fare prima con un robot e infine con un mostro alieno di pura energia, qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che aveva visto finora. Le vicende di vari personaggi sono state riadattate alla presenza di Pyron, il quale, man mano che si avvicinava alla Terra, con la sua sola presenza causava cataclismi e sconvolgimenti planetari, a dimostrazione della sua natura quasi divina. Anacharis, ad esempio, viene risvegliato dal suo sonno millenario proprio perché percepisce l'enorme potere di Pyron che si avvicina alla Terra, che fosse proprio l'arrivo di Pyron il motore della visione che lo portò a divenire il Darkstalker che è oggi? Difficile dirlo. Il villaggio dei Bigfoot, che come specie è molto sensibile alle anime potenti, percepì anch'esso la presenza di Pyron e inviarono Sasquatch, il più valente guerriero della tribù, ad accertarsi se la creatura comparsa dal cosmo fosse o no una minaccia. Scopriremo in seguito come l'eruzione vulcanica e conseguente terremoto che hanno causato l'estinzione dei tritoni sia stata scatenata proprio dalla presenza di Pyron, che diviene così il principale oggetto della vendetta di Rikuo. I Dark Hunter, Sien Ko e Donovan sono ovviamente chiamati a intervenire per difendere l'umanità dalla sua distruzione, il che non significa che questi non avessero uno scopo personale in tutta la vicenda, ma di questo riparleremo quando affronteremo il loro background. Per Morrigan e Dimitri, ovviamente, la questione era molto meno nobile o personale. Dimitri non poteva accettare vi fosse un guerriero più potente di lui nel mondo, soprattutto quando stava per ultimare i preparativi per il suo ritorno trionfale nel Mackay, mentre per Morrigan la presenza dell'alieno era qualcosa di estremamente stimolante, che la faceva sentire viva come non accadeva da molto tempo. Pyron diviene quindi il perno della trama. Ma chi o cosa è Pyron?
È una giusta domanda che dovrà però attendere un poco per avere una risposta. Prima di procedere ad approfondire il background degli ultimi quattro personaggi di questa seconda parte, diamo un'occhiata a uno dei poteri che mantengono l'equilibrio nel Makai. Apriamo il discorso sulle sette famiglie nobili. Su queste ultime sappiamo davvero molto poco, purtroppo. Le informazioni sono scarne, quindi ve le presenterò nel modo più diretto possibile, effettuando quando fattibile alcune connessioni con i personaggi che abbiamo già iniziato a conoscere e amare. Ok, amare è una parola grossa. Tutti i capifamiglie delle sette casate sono dei classe A. Approfondiremo in seguito questo aspetto, ma vi basti sapere che ciò li pone come potenza ai vertici del Makai. La prima famiglia è la famiglia Lepe. L'attuale capofamiglia è Persimon de Lepe, e questa famiglia governa le terre che circondano il vulcano Gila la Gila, che abbiamo citato nel primo episodio. Si tratta del vulcano che ospita il portale per il mondo umano. La famiglia Lepe è una delle casate nobiliari più antiche del Makai, seconda solo alla casata Ainsland, con cui è probabilmente legata, dato che le terre attorno a Gila la Gila si trovano nel regno di Belial. Il portale fu scoperto proprio da un membro della famiglia Lepe circa 2000 anni prima del tempo presente, e da allora tutte le successive generazioni dei Lepe si sono poste alla sua protezione e al controllo. Di questa famiglia purtroppo ignoriamo sia la razza che qualsiasi altra informazione. La seconda delle sette famiglie è la famiglia Maximov. Ebbene sì, e il suo attuale capofamiglia è infatti il nostro caro Dimitri. Questa è l'unica famiglia su cui abbiamo diverse informazioni in virtù anche del fatto che il suo rappresentante è uno dei combattenti del Torneo delle Tenebre. Dimitri dominava, insieme ai suoi familiari e servitori vampiri, in un vasto territorio del Makai, prima che la sua ambizione lo portasse a credere di poter divenire il sovrano supremo del suo mondo. Dopo che Belial lo esiliò sulla terra, non sappiamo cosa sia accaduto al suo casato. Privi sia del loro giovane leader che della loro roccaforte, è possibile che, anche qualora Belial abbia scelto di non accanirsi su di loro, i membri restanti dei Maximov siano caduti in rovina. Del loro destino, fino ad ora, possiamo fare solo vaghe ipotesi. La terza famiglia è la famiglia Hertland. L'attuale capofamiglia è Gregorio Hertland ed è una personalità di cui sappiamo pochissimo. L'unica informazione in nostro possesso è che si tratta di un Darkstalkers che ama circondarsi di belle donne e che pare non abbia alcuna difficoltà a trovarne in grandi quantità, disposte a servirlo e riverirlo. Passa gran parte del suo tempo in compagnia delle sue concubine. Per altre informazioni restiamo in solerte attesa da Capcom. La quarta famiglia è la famiglia Funecica. La famiglia Funecica è più vicina a una scuola che a un casato vero e proprio, e l'attuale capofamiglia, Ed Funecica, è un maestro di arti marziali fra i più abili del Makai ed a capo di un gruppo di guerrieri che praticano le arti della lotta. La quinta famiglia è la famiglia Drev. L'attuale capofamiglia è Taurus Drev. Anche qui le informazioni sono estremamente scarne, ma sappiamo che Taurus è un collezionista di oggetti del Makai e che, fatto questo da non sottovalutare, sia Anya che Kien, la spada e l'armatura maledette, sono state in suo possesso per un certo periodo. Il fatto che ad esiliare dal Makai Kien e probabilmente anche Anya, sebbene su questa non siamo certi, sia stato Jeda Doma, uno dei tre lord, ci porta a pensare che la famiglia Drev, come la famiglia Lepe per gli Ainsland, sia collegata in qualche modo al casato dei Doma. La sesta e penultima famiglia nobile è la famiglia Gilman. L'attuale capofamiglia dei Gilman è Sierra Dogilman e per quanto ne sappiamo è l'unica dei sette capofamiglia di sesso femminile. Le informazioni a riguardo non sono molte, sappiamo che Sierra è una rinomata filosofa, scrittrice di innumerevoli libri quali L'inizio delle tenebre o Io e il Makai. Sa parlare più di 78 lingue del Makai e conosce oltre 1400 incantesimi diversi. Il che, al di là della sua prima impressione, che la farebbe somigliare più a una studiosa che a una guerriera, la rende probabilmente un avversario magico davvero temibile. L'ultima delle sette famiglie nobili è la famiglia Kreutz. Anche in questo caso le informazioni sono davvero scarse, ma maggiori rispetto alle ultime famiglie. L'attuale capofamiglia è Xel Kreutz. Xel è una personalità violenta e aggressiva. Non sappiamo se ciò sia ristretto a lui o sia un tratto caratteristico dell'intera casata, ma sappiamo che i Kreutz vivono nella perenne opposizione alla famiglia Hertland, con cui sono in lotta per motivi a noi ignoti. Più che una casata vera e propria, i Kreutz sono considerati simili a una sorta di armata mercenaria. È probabile che non dedichino molto del loro tempo ad amministrare territori o gestire una popolazione. Xel Kreutz, fra tutti i capofamiglie delle sette famiglie nobili, è quello dell'aspetto meno umano ed è infatti descritto come una creatura draconica alta più di 5 metri e dotata di possenti ali.
Tutti i membri della cazzata Kreutz sono dotati di fattezze lontane da quelle umane, più simili quindi a bestie, ma al di là del loro aspetto ferale non si tratta di un'orda selvaggia, ma di guerrieri estremamente addestrati e organizzati. Sono leali ai loro comandanti e nobili, al punto che i tradimenti e le azioni malvagie sono punite con la morte. Sebbene non siano una cazzata numerosa, fra le loro fila si trova il maggior numero di guerrieri di alto livello del Makai. Qui possiamo fornire qualche dettaglio in più di trama. Il capo delle guardie reali della famiglia Kreutz è Baraba Kreutz, conosciuto come il Signore dei Lupi. Era uno dei guerrieri più esperti del casato, che aveva partecipato ed era sopravvissuto a innumerevoli conflitti. Lo stesso Dmitri Maximov, che conosciamo per il suo atteggiamento sprezzante e colmo di superiorità, ha affermato come Baraba sia stato il miglior rivale della sua vita. Non conosciamo gli eventi che li hanno portati a scontrarsi, ma per riuscire a guadagnarsi il rispetto di una creatura tanto superba, Baraba doveva essere davvero un personaggio fuori dal comune. Più di 30 anni or sono, Baraba aveva viaggiato fino al mondo umano. Non sappiamo per quale motivo, ma in seguito ad alcuni eventi si ritrovò gravemente ferito. Una donna umana si prese cura di lui e fra i due iniziarono a nascere dei sentimenti. State iniziando a intuire dove andiamo a parare? In seguito a quegli eventi, Baraba tornò nel Makai, dove riprese il suo posto come capo della Guardia Reale, fino al giorno in cui scomparve misteriosamente. Xel Kreutz lo cercò in lungo e in largo per moltissimi anni, ma di lui si era persa ogni traccia. Nessuno ad oggi conosce il destino di Baraba, ma alcuni dicono che sia tornato sulla Terra, a fianco della donna che lo aveva soccorso e curato, e con cui aveva avuto un figlio. Ebbene sì! Baraba è il padre di John, signori. Il che farebbe di John un membro di alto rango della cassata Kreutz, una delle sette famiglie nobili. Un'eredità molto importante che il ragazzo al momento ignora del tutto e non è detto che ne venga mai a conoscenza. E se anche fosse, come reagirebbe John, che per tutta la sua vita ha lottato contro il lupo che è in lui? Magari in un Darkstalkers 4, chissà. Anche oggi abbiamo fatto le ore piccole, direi che possiamo fermarci qui. Abbiamo tirato fuori un altro video bello ricco e interessante. In questo secondo video mi ero ripromesso di concludere tutti gli eventi della saga di Pyron, ma con quattro personaggi ancora da viscerare, fra cui due molto importanti e pieni di informazioni da condividere. Un approfondimento a tutti i prodotti collaterali derivati dall'arco narrativo di Pyron e un'analisi dei finali dei vari personaggi, capite da soli che il video avrebbe superato abbondantemente l'ora. Un po' too much. La seconda parte della seconda puntata, che forse dovrei chiamare terza puntata ormai, un bel dilemma, non tarderà ad arrivare. Purtroppo è inevitabile, quando si vuol dire molto, avere difficoltà nel condensare tutto in tempi socialmente accettabili. Questo video di Lore 101 termina qui. Se vi è piaciuto e vi siete intrattenuti a vederlo, vi invito a lasciare un like. E obbligare, legandoli alla sedia se necessario, almeno 5 vostri amici o parenti a vederlo e lasciare un like a loro volta. Altrimenti, un Darkstalker malvagio maledirà voi e i vostri animali domestici. Da Gaigan è tutto, e alla prossima!